Oggi celebriamo la festa di San Bartolomeo, apostolo, che ha evangelizzato l'Asia. E poi la tradizione vuole che sia stato prima scorticato e poi crocifisso, una morte atroce, per amore a Cristo e al Vangelo. E questa figura oggi parla a tutti noi, attraverso questa parola che la Chiesa ci ha donato, Natanaele, Bartolomeo, un uomo conosciuto dal Signore, conosciuto prima. Questo prima è fondamentale, è bellissimo, perché c'è qualcuno che ti conosce prima. Dice la Scrittura, prima di formarti nel grembo materno io ti ho conosciuto, io ti ho formato, io ti ho amato, prima di formarti nel grembo materno. Cioè prima di essere bravo, buono, prima di aver fatto qualsiasi cosa, lui mi conosce. Questa è la nostra forza, questa è la nostra consolazione immensa. E che cosa conosce di noi il Signore? Conosce quello che ha conosciuto in Natanaele, un uomo, un israelita, in cui non c'è malizia. Com'è possibile? Se noi abbiamo malizia, abbiamo malizia. Noi non guardiamo con semplicità di cuore gli altri, noi abbiamo sempre uno sguardo con pregiudizi, con i nostri giudizi, con i nostri schemi. E attraverso questi occhiali noi guardiamo gli altri, per non parlare poi di tanta altra malizia nella quale noi siamo inzuppati e facciamo le cose. E allora come può essere che il Signore dica di Natanaele e oggi dica di te e di me di conoscerci come qualcuno che è senza malizia? Termina il Vangelo con una profezia della croce, della croce che apre il cielo, dice vedrete il cielo aperto. E anche la prima lettura, molto bella, che parla della Gerusalemme celeste, della sposa, fondata sugli apostoli, che scende dal cielo, immacolata, bellissima, lavata nel sangue dell'agnello. E questo quello che vede Gesù in Natanaele e vede in tutti noi. Questo rosso di cui oggi i sacerdoti, i presbiteri sono vestiti, come sempre quando c'è la celebrazione di un apostolo che ha versato il proprio sangue per Cristo. Cristo ha lavato i nostri peccati, Cristo ci ha riconsegnati all'innocenza originale. Quello vede Cristo in te. E oggi possiamo chiedere per intercessione di San Bartolomeo di avere anche noi su noi stessi questo stesso sguardo che ha Cristo su di noi, non con i nostri pregiudizi, non con i nostri schemi, non con il nostro moralismo, ma con il sangue che Lui ha versato per te e per me. Oggi, se ti lasci amare, se ti lasci raggiungere da questo sangue, se ti lasci lavare, purificare, perdonare, se riconosci i tuoi peccati, se riconosci la tua debolezza, la tua povertà, e ti lasci amare anche tu, senza malizia. Dice il Salmo, tu hai rimesso la malizia del mio peccato, non soltanto il peccato, ma la malizia che spinge a peccare. E la malizia che spinge a peccare è una sola, quella che ci ha insinuato il demonio, la stessa che ha insinuato Adamo ed Eva quando ha detto che Dio era cattivo, non voleva bene, perché metteva dei limiti, obbligava a fare cose che non erano giuste, come dice sempre a noi, che Dio in fondo non può amarci di fronte a quello che ci sta accadendo, di fronte a tante cose che non accettiamo di noi stessi nella nostra vita. Quella è la grande malizia, non credere che Dio ci ama. E chi non crede che Dio lo ama, pecca, inevitabilmente, perché si farà giustizia da solo, perché cercherà amore, affetto in tante situazioni. Ebbene, il Signore oggi viene un'altra volta, come viene ogni giorno, per togliere la malizia dal cuore, per togliere questa menzogna dal nostro cuore, per riconsegnarci a Lui, alla
originale innocenza. E qual è l'originale innocenza che Adamo ed Eva aveva del peccato? La comunione con Dio, che Dio li amava, che non avevano nessun problema con Dio, erano abbandonati a Dio, facevano la sua volontà ed erano felici, non gli mancava niente. Per questo le cose più grandi che il Signore ci profetizza e ci promette che noi potremo vedere, che cosa sono? Tutta la nostra vita sotto un cielo aperto, cioè la nostra vita collegata già col cielo e con gli angeli, che sono i messaggeri, quelli che annunciano la parola, la stessa parola di Dio, che illumina alla luce della croce ogni evento della nostra vita. Queste sono le cose più grandi, non che facciamo qui miracoli o chissà che cosa. Le cose più grandi sono quelle che non ci sono nel mondo, cioè essere felici della vita che hai oggi, qualsiasi cosa tu stia vivendo, benedicendo il Signore, perché il cielo è aperto, perché ogni situazione, ogni realtà, anche le più dolorose, sono un passaggio, un passo verso il cielo, perché il cielo ci accompagna. È il contrario di quello che dice il demonio, un pochetto conoscete, no? La nuvola di Fantozzi, questa nuvola che accompagnava Fantozzi sempre e pioveva, tutto intorno c'era il sole, dove andava lui c'era questa pioggia, no? E questo è quello che dice il demonio a noi, sempre a me, tutto a me. E questo lo dicono tutti, quindi ognuno ha la sua nuvola. Un cristiano no, uno che ha conosciuto l'amore di Dio, che si è sentito perdonato, che è rinato, che è innocente, che ha gli occhi innocenti, guarda tutto senza malizia, come guarda Cristo, se stesso e gli altri e la vita. Allora il contrario, mentre intorno c'è la pioggia, per noi c'è il sole, sempre, perché c'è il cielo è bucato, il cielo è aperto, la porta del sepolcro è stata aperta. Allora noi abbiamo una scala dalla quale insieme agli angeli saliamo e scendiamo. Siamo in cielo ma siamo qui. Viviamo come cittadini celesti della Gerusalemme celeste tutti gli eventi della terra. Il matrimonio, il lavoro, le malattie, le sofferenze, la vecchiaia, lo studio, tutto. Tutto lo viviamo come cittadini celesti che prendono l'amore dal cielo gratuitamente, che scende dal cielo e lo mettiamo nella nostra vita. E si incarna il suo amore nella nostra vita, così che la nostra vita già sa di cielo, già profuma di questo cielo aperto. Queste sono le cose più grandi. Vedere in giro per il mondo i cristiani. Diceva oggi la lettura del padre della Chiesa, il commento di questa festa di San Bartolomeo, che tutti gli apostoli erano dei poveracci, erano dei traditori, erano dei pescatori incapaci di tutto, che scappavano, sono scappati davanti alla croce, ma dal momento in cui hanno visto che la croce ha aperto il cielo, dal momento in cui hanno incontrato Cristo risorto, dal momento in cui sono stati perdonati per il loro tradimento, hanno visto moltiplicarsi le forze. Non erano più loro, erano loro ma non erano loro. La prova che Dio esiste, la prova che Cristo è risorto, siamo noi, deboli, molte volte incoerenti, fragili, quello che siamo, ma rivestiti dell'amore di Dio, pieni dell'amore di Dio, pieni, costantemente perdonati, rinnovati e costantemente con uno sguardo rinnovato, senza malizia, nella nostra povertà. Questo è il miracolo più grande, il cielo sulla terra, in mezzo alle persone più piccole, più povere della terra che siamo noi. E questo diventa un segno di speranza. Tutti noi siamo apostoli insieme a Bartolomeo, pronti poi a dare la nostra vita, anche noi sulla croce che Dio ha preparato, non sappiamo quando, come, ma in quel momento riceveremo la grazia per stendere le braccia e dare la nostra vita con Cristo per Cristo, per la salvezza delle persone che sono accanto a noi, forse anche di quelli che ci fanno del male.